Ciao a tutti, mi chiamo Sharon e voglio condividere con voi la mia esperienza. Seguo da diverso tempo questo canale e credo sia il posto giusto per poter descrivere ciò che ho vissuto sulla mia pelle. Si sa, la vita riserva ogni giorno molte sorprese, a volte belle e a volte brutte, ma non dobbiamo dimenticare che è sempre l'uomo l'artefice del proprio destino. Non vi parlerò di demoni o presenze sovrannaturali. Certo, sono entità che potrebbero esistere e manifestarsi per spaventarci e far uscire lo spauracchio che dimora dentro di noi. Ma tutti i giorni ci alziamo, lavoriamo, mangiamo e seguiamo la nostra routine. Davvero riflettiamo sulle conseguenze delle nostre azioni? Potrebbero essere innocue o completamente letali? Seguiamo tutte le regole e ci rammentiamo di rispettare la natura che ci offre nutrimento, ossigeno e splendidi paesaggi da ammirare? La forza della natura si manifesta in mille modi e spesso ci coglie di sorpresa. Amare il nostro pianeta dovrebbe essere la nostra priorità, affinché gli equilibri biologici, chimici e fisici non si perdano mai. La mia storia comincia da questo presupposto. Non facciamo mai arrabbiare Madre Natura. Tempo fa, essendo tornata a casa dopo una giornata di duro allenamento in piscina, mi feci una doccia calda. Avevo bisogno solo di riposare e andare in camera mia. La mia casa si sviluppa su due piani e in quello superiore si trova la mia stanza da letto. E a salire la mansarda dove passo la maggior parte del tempo libero con le mie amiche per giocare alla play, guardare film e fare fotografie al paesaggio che si può contemplare da una piccola finestra tonda che resta chiusa dall'interno. Quella sera decisi di mettermi a letto per guardare un film e all'improvviso mi accorsi che dal cielo cominciò a scendere una pioggia fitta e copiosa, da superare la capacità delle grondaie, da far scorrere via tutta l'acqua. In pochi minuti si scatenò l'inferno. La natura si mostrò con tanta violenza che giuro di non rammentare nemmeno cosa stessi guardando. Ricordo solo di essermi coperta il capo e quando spalancai gli occhi vidi ciò che realmente stava succedendo intorno a me. Una bomba sembrò essere esplosa. La porta non c'era più. Le mie orecchie fischiavano come quando in un gioco di guerra il tuo personaggio passa sopra una mina. Mai avrei pensato di sentire tale suono. L'adrenalina mi portò ad alzarmi e per fortuna a mettermi le ciabatte, cosa che non faccio mai, scendere le scale urlando «Mamma! Papà!», temendo fosse capitato qualcosa di irreparabile. Mia madre mi fermò dicendomi che il pavimento era ricoperto di vetri e il boato aveva fatto molti danni. Io e lei restammo bloccate tra le scale tra la paura e la disperazione di perdere tutto. La nostra casa, le nostre cose più care e soprattutto la nostra vita. Passammo attimi di panico e di angoscia. Quando la pioggia cessò del tutto e diede una tregua stabile, finalmente potemmo ringraziare di essere ancora vive. I danni erano dappertutto. Al piano di sotto le finestre erano distrutte, pezzi di vetro ovunque, ma lo spettacolo disastroso fu in mansarda, o quel poco che ne rimaneva. Si era scoperchiato il tetto e dalla finestra tonda non c'era più traccia. Tutto il contenuto della mansarda si era come dissolto. In strada i vicini accorrevano numerosi, affermando di aver sentito una botta tremenda. Tutti parlavano animosamente guardando il cielo buio e carico ancora di elettricità. Molti oggetti erano sparsi nei giardini, mentre in casa mia sembrò esserci passato un carro armato tra le varie stanze. Il silenzio era un obbligo. La natura ci diede prova di quanto devastante possa essere e devo ringraziare Dio o chiunque ci sia lassù. Quella sera fu un bene aver deciso di andare in camera a vedere un film invece di giocare alla play. Devo ringraziare che il cellulare vicino a me non si è esploso, che mio padre, che in quel momento si trovava sotto la doccia, non sia rimasto folgorato o che qualche frammento di vetro non abbia preso in pieno la mia madre. Spero tanto che tutti voi siate sempre rispettosi della nostra amata terra
è che tutta la popolazione mondiale smetta di inquinare e far impazzire il clima. Con affetto, vi saluto, Sharon.